Della sinossi ho parlato diverse volte, ma questa volta vorrei con te ragionare su come si fa una sinossi, in modo da aiutarti un po' ad affrontare questo piccolo grande mostro, perché capita di dover presentare il testo, capita magari di partecipare a un pitch, insomma, capita di dover parlare del proprio progetto e la sinossi è una delle richieste che viene fatta più spesso. Piccolo ripassino, la sinossi è il riassunto puntuale, senza omissioni, della tua storia, cioè dei fatti narrati secondo il loro ordine naturale, quindi il loro ordine cronologico. Pertanto, l'intreccio, il montaggio sono tutte faccende che nella sinossi non rientrano. Nella sinossi ti devi concentrare sulla storia. Quindi, il primo problema è capire bene quale arco abbraccia la tua storia, cioè i fatti dove cadono, quando cadono, perché per cominciare a raccontarla devi partire proprio dall'inizio. Il primo passaggio che può aiutarti è stendere una piccola timeline, cioè disegna una linea retta e sopra fissi gli eventi che capitano, i principali eventi e quando capitano. In questo modo, a colpo d'occhio, ti rendi conto del periodo che abbraccia la tua vicenda. Può accadere tutto in una giornata, può accadere tutto in poche ore, ma anche in questo lasso di tempo c'è sempre un prima, un durante e un poi. Ok? E questo ti aiuta a capire da dove partire e soprattutto fino a dove arrivare. Due caratteristiche deve avere la sinossi. Deve essere chiara, perché un testo tecnico che va a dei lettori tecnici non è una cosa che finisce nelle mani dei lettori, ma è una cosa che finisce nelle mani degli agenti, degli editor, degli editori, dei librai spesso nei copertinari, insomma, quando vengono presentati loro i testi di prossima pubblicazione. Perciò deve permettere all'interlocutore di capire che cosa succede nella tua storia. La seconda caratteristica è che deve essere esaustiva, cioè deve fornire le informazioni necessarie, ma non deve essere verbosa, quindi non deve essere troppo lunga. Quanto lunga una sinossi dovrebbe essere? Beh, è una domanda un po' complicata perché ovviamente dipende dalla tua storia. Diciamo che una cartella e mezzo è uno spazio sufficiente. Non eccedere, la sinossi deve essere concisa. All'interno di questo riassunto della storia ci devono essere delle informazioni. Dove siamo, tanto per cominciare, e quando succedono gli eventi? Tutto questo deve essere ben chiaro rispetto soprattutto all'inizio della tua storia. Quindi, quando si parte, dove si è? Con chi si è, cioè chi sono i personaggi principali in campo, quindi evidentemente dovrai chiarire ben presto chi è il protagonista o chi sono i protagonisti. Detto questo, stabilito diciamo una condizione di partenza, quindi quando la tua storia inizia, siamo qui con questo o questi personaggi, che cosa succede? C'è un conflitto che innesca la vicenda. Il cosiddetto incidente scatenante. Quindi da qui in poi le cose non saranno più come erano prima, no? C'è un'interruzione, diciamo, della normalità, dell'ordinario. E quel conflitto deve essere sicuramente molto chiaro. Così come devono essere chiari gli altri conflitti che ti conducono lungo la storia, cioè quali sono quei sassolini che permettono alla storia di avanzare fino a toccare il conflitto massimo, diciamo così, cioè il momento di massimo pathos, il climax, ok? E da qui lo scioglimento e la fine, perché la sinossi non si deve porre il problema degli spoiler. Come detto, è un testo tecnico per un lettore tecnico e quindi bisogna sapere come va a finire. Anche se è un thriller, anche se è un giallo, non devi preoccuparti di sciupare la sorpresa, perché la funzione della sinossi non è quella di accattivare, di coinvolgere, è quella di informare l'interlocutore. A questo punto i dubbi che potresti avere sono i seguenti. Io ho una linea principale, ma ho una serie anche di subplot, di sottotracce, di sottotrame. Come faccio a gestire quelle? Ecco, se sono proprio delle sottotrame che sostengono la narrazione, quindi contribuiscono a rendere la tua storia più gradevole, benissimo, ma nella sinossi io mi limiterei alla linea principale, perché quella è la tua trama, la tua dorsale, ciò che regge tutto. Se invece la tua storia ha più linee parallele, quindi diciamo è un multistrand, prevede quindi più personaggi, in qualche modo questa molteplicità va data e quindi bisognerebbe percorrere le diverse linee e cercare di restituirle all'interlocutore, quindi far sapere come progrediscono le diverse linee narrative. Anche in questo caso devi ragionare sugli elementi fondamentali, quindi
dove si parte in ciascuna linea, qual è l'incidente scatenante per ciascuna linea, come evolvono le diverse linee. È sicuramente un pochino più complesso, ma si può fare. Può succedere anche che tu non riesca in alcun modo a scriverla questa benedetta sinossi. Ecco, diciamo che questo è un campanello d'allarme. Se non riesci a riassumere la tua storia, se ti perdi, se fai una fatica incredibile a capire quali sia il protagonista, quali siano gli eventi principali, i conflitti principali, attenzione, perché potresti avere una trama un po' caotica. Quindi diciamo che le tue difficoltà potrebbero riflettere dei guai della tua storia. Allo stesso modo, alle volte la sensazione è di avere pochissimo da dire, perché la tua storia ha pochissima trama e anche in questo caso potrebbe evidenziare che in realtà il tuo romanzo ha qualche problema. In assoluto la sinossi la devi scrivere, quindi se ti viene richiesta non rispondere cose del tipo la mia storia non può essere riassunta, preferisco che fai una pessima figura. Perciò armati di santa pazienza, esercitati perché devi davvero imparare a riassumere ciò che hai scritto. Questo ti serve ad avere una buona visione della tua storia, a lavorarla meglio, a revisionarla meglio e a presentarla poi agli altri interlocutori. Per cui, uno, due, tre, via, vai e riassumi.